passaggio dal Teramo all'Ischia dopo aver assaporato anche la Serie B. Come è avvenuto? Perché è avvenuto? È avvenuto perché? Dopo Pordenone, che comunque avevamo conquistato la Serie B sul campo, e ci sono state delle situazioni che nel mondo del calcio oggi ci sono: procuratori, direttori, promesse fatte, promesse non mantenute. C'era un po' di delusione. Sono arrivato a Teramo con altre promesse, un progetto di un presidente ambizioso che poi è arrivato a metà anno, ha deciso di smantellare questo progetto e tornare indietro. Il calcio oggi non è il calcio di una volta, è un calcio diverso. Allora ad un certo punto dentro di me ho detto, sono arrivato anche al punto, non vi nascondo, di smettere, proprio perché la delusione era tanta, però avevo una cosa, una promessa che ho fatto a Peppe Manzi, il custode del Rispoli, quando siamo retrocessi a Monopoli. Avevo fatto una promessa, ho detto: un giorno io tornerò per riportare l'Ischia dove l'ho lasciata. E noi ischitani, isolani, a differenza delle città dove anche ho giocato, abbiamo una differenza che è come se fossimo una nazione a parte. Noi Ischia è differente rispetto alle altre città, e noi è come se fossimo una nazione, quindi quando metti la maglia dell'Ischia è diverso da tutte le altre realtà. Presento un po' le squadre dove hai giocato: Ischia, Torino, Rimini, Lucchese, Sant'Arcangelo, Ascoli, Pordenone, Teramo. La battuta è facile: tante squadre, ma quanti anni hai? 35, 36? È cominciato presto e poi ne ho cambiate tante, ed è stato un percorso bellissimo dove sembra veramente di parlare con un giocatore di fine carriera, però ho 24 anni e ho altri 13-14 anni da dove voglio continuare a giocare, e lo voglio fare qua a casa mia. È vero, c'è la carriera, ci sono i soldi, però poi, come ho detto in un'intervista, ci sono i sogni, e io penso che ogni uomo, ogni persona è mossa dai propri sogni, dai propri sentimenti, che non sono un qualcosa che puoi spiegare, cioè ce l'hai dentro, ti crescono dentro, e quando ce li hai tu li devi inseguire.